Fabrizio Chiefri, assessore all'ambiente. Ovviamente il suo comparto è stato probato in quest'estate che è appena terminata, anche perché si trattava di rendere particolarmente visibile e ben visibile questa comunità e rendere ogni agio anche alla residente. Che stagione è stata? Che primi 100 giorni sono stati? Sono stati sicuramente 100 giorni impegnativi, è stata un'estate lunga e calda sotto ogni punto di vista, però ci siamo fatti trovare pronti come amministrazione comunale, abbiamo affrontato delle grosse sfide, dei grandi eventi che ci hanno visto sostanzialmente uscire vincitori. Siamo orgogliosi del lavoro fatto e siamo coscienti che ci sarà da lavorare tanto e tanto da qui al futuro. E in materia ambientale abbiamo lavorato molto, abbiamo da quest'anno, come avete potuto notare, abbiamo festeggiato la festa ambiente tramite un nuovo format con un villaggio ambientale situato nell'area Rita Levi Montalcini. Abbiamo festeggiato diversi premi come la bandiera blu, il premio mare più bello assegnato da Touring Club per la Calabria 2019. Abbiamo garantito un livello di servizi sia a livello di pulizia che a livello di offerta ambientale turistica di un elevato standard. Se voi fate caso, a Roccella non è mai mancata l'acqua, il paese è stato sempre pulito, non abbiamo avuto problemi con la raccolta differenziata, anzi da quest'anno è stata ulteriormente implementata anche per le grandi utenze, al fine proprio di andare ad evitare quelle grandi raccolte di rifiuti che potevano creare anche disagio alla cittadinanza. Abbiamo fatto una grossa opera, abbiamo intrapreso un cammino in materia di tutela ambientale, di educazione ambientale, e insomma lavoreremo su questo solco convinti che il turismo e l'ambiente debbano viaggiare di pari passo. Non ci può essere sviluppo del primo se non c'è crescita del secondo. Andando ancora indietro con i tempi, a prima di questi 100 giorni lei raccoglie una bella eredità, perché Roccella sotto il profilo ambientale insomma una bella tradizione. Eh sì, diciamo che ho avuto una bella gatta da pelare, questo è l'assessorato tra virgolette pesante. Prima di me c'è stato il sindaco Zito, ma ancora prima c'è stato l'avvocato Bombardieri, che mi piace ricordare come l'ideatore della differenziata qui a Roccella. Insomma, le responsabilità sono tante, ma io le affronto con la fiducia e con la sicurezza di avere dietro un sindaco ed un'amministrazione comunale che è in grado di apportare quell'aiuto necessario al fine di una corretta ed efficace azione politica. L'estate è finita, ma l'attenzione è quotidiana. Bisogna pensare al futuro e già c'è qualche tappa significativa che la comprende. Ad esempio Puliamo il Mondo. Sì, ecco, mi ha dato l'assist per pubblicizzare una bellissima iniziativa che faremo domani, sempre in quell'ottica di tutela e di educazione ambientale che deve partire dai più piccoli. E infatti domani ci ritroveremo tutti all'area parco giochi della Via Marina per procedere all'implementazione di alcuni alberelli, alla implementazione delle siepi, nonché ad opere di ordinaria e straordinaria manutenzione sullo stesso parco giochi, al fine di renderlo più fruibile ai nostri bambini, coscienti del fatto che un paese, per potersi dire civile, deve avere e garantire dei servizi di elevata qualità e quantità nei confronti dei più piccoli e delle categorie in generale più deboli. Grazie, grazie assessore. 100 giorni, i primi 100 giorni, presidente, ma anche quelli più impegnativi, perché c'è stata l'estate di mezzo. Quanto di buono vogliamo mettere in un, come dire, figurativamente in un calderone di cose belle fatte? Credo che siano stati 100 giorni estremamente positivi. È vero che l'estate è il momento che impegna un paese turistico più di altri, è vero pure che questo non è facilissimo all'indomani delle elezioni, che vogliamo ricordare sono state il 26 maggio, quindi con niente di programmato, e comunque il vantaggio rimane che resta il fatto che, avendo vinto la squadra uscente, rimane una macchina ben oliata, sapeva benissimo da dove cominciare, in qualche misura aveva anche preventivato come muoversi, quindi diciamo che le cose sono andate abbastanza bene. Qualche intoppo, qualche difficoltà iniziale in ripartenza?
No, guarda, le difficoltà ci sono comunque quando si va ad amministrare un paese, però io penso al momento dell'ambiente, voglio dire, dove il fatto che era stato programmato il passaggio alla multiservizio è stato estremamente positivo. Si era cominciato con un periodo sperimentale che poi si è rivelato una mossa azzeccata. Oggi possiamo dire che il paese sotto questo aspetto va molto bene. Avete visto che anche sul piano turistico si è riusciti ad offrire delle prove più che sufficienti, quindi direi che i primi 100 giorni si possono considerare estremamente positivi. Sulla copertina non sono dubbi, Jovanotti. Sì, Jovanotti però non rientra nei 100 giorni. Certo, i 100 giorni sono stati fondamentali dal punto di vista organizzativo, ma è un processo che partiva ben prima. Diciamo che i primi contatti sono stati novembre 2018. Quindi, certo, poi per il sindaco è stato non facile organizzarsi di concerto con la prefettura, di concerto con la questura, con le forze dell'ordine locale. È stata una prova importante anche quella che abbiamo superato e che probabilmente apre scenari nuovi che vanno seguiti attentamente. Grazie. Non soltanto sotto l'aspetto ambientale e altri comparti importanti, ma anche lo sport, il lavoro è stato, le energie profuse tantissime, anche perché si trattava di salvaguardare un autentico patrimonio con la squadra di calcio. Intanto mi permetto di rappresentare un aspetto. Il fatto che la squadra di calcio rappresenti una eccellenza roccellese dal momento che mi piace pensare in grande come dovrebbe appartenere ad ogni amministratore di grande veduta, ritengo che la squadra sia un patrimonio locrideo, un patrimonio regionale. Non a caso Roccella eccelle, consentitemelo, in ogni contesto, e quindi ritengo che anche dal punto di vista sportivo ci siano tutte le carte in regola per poterlo fare. Naturalmente dico che oltre alla squadra, alla SD Roccella, ci sono anche altre realtà sportive. Voglio citare naturalmente la pallavolo, la S Volley, voglio citare il Fit Walking, la SD Fit Walking. Quindi Roccella è una cittadina che, in virtù anche di quelle che sono le infrastrutture che possiede e che grazie alle amministrazioni precedenti, chi ci ha preceduto prima di noi, prima di me, ha dato la possibilità di poter godere di infrastrutture di inaudita e di straordinaria bellezza, che quindi danno la possibilità di poter mettere in pratica quelle che sono le attività sportive in essere nel territorio locrideo, nel territorio naturalmente regionale. Mi permetto anche di rappresentare anche quella che è stata una iniziativa che ha visto un numero di partecipanti importanti, voglio dire il Memorial di Amare per Andrea, una competizione che è entrata nel circuito della FIN, della Federazione Italiana Nuoto, che ha portato dei campioni di caratura nazionale a solcare le acque cristalline del mare Ionio. E questo ha rappresentato che cosa? Il connubio che ancora oggi è quanto mai più attuale fra sport, turismo e ambiente. Quindi ha trovato i favori e anche le collaborazioni dei vari organismi? Non c'è dubbio. Diciamo che questo nasce, la collaborazione, da una politica fatta di serietà, una politica fatta di momenti concreti. La politica, ricordiamo, che è l'arte del possibile, e questo è stato possibile grazie, naturalmente, ancora una volta lo dico, a chi mi ha preceduto e anche a tutti coloro i quali vorranno sempre dare il loro contributo per una Roccella sempre più bella e sempre più sportiva. Grazie Cartolano. Naturale prosecuzione per come si pensava, si immaginava, o magari c'è stato da fare qualche passo indietro? Com'è stata questa prosecuzione dalla passata amministrazione? No, la passata amministrazione ha lasciato, diciamo, le carte abbastanza a posto, però ovviamente i problemi da affrontare sono sempre nuovi, ne abbiamo affrontati tanti in questi 100 giorni. Ovviamente si partiva da solide basi, però le cose da affrontare sono state impegnative, no? Al di là dell'organizzazione degli eventi estivi e del concerto di Jovanotti in particolare, però comunque c'era quello che ormai viene considerato routinario, ma non è routinario, no? Consentire a ognuno di avere l'acqua ogni giorno nelle case. Voi vi ricordate la recente comunicazione di Sorical, no? Che diceva che nei comuni di Roccella, Caulonia e Stignano sarebbe mancata l'acqua per un intero giorno. Noi abbiamo tranquillizzato i cittadini dicendo: guardate che a Roccella non mancherà l'acqua, effettivamente non è mancata.
Ormai siamo abituati a queste cose, però dietro c'è un lavoro molto serio e molto importante. Ma c'è stata una grande difficoltà? No, grande difficoltà devo dire no. C'è stato da gestire il turnover della macchina amministrativa, si sono pensionati 4 dipendenti, praticamente più di quanto se ne siano pensionati negli ultimi 3 anni assieme, sì. Quindi abbiamo avuto questo da gestire, l'abbiamo gestito bene, grazie soprattutto alla totale abnegazione dei dipendenti comunali, insomma, che stanno facendo più del doppio del loro lavoro, del loro sforzo per evitare che ci siano ripercussioni. Maggiori motivi di soddisfazione? Guarda, il maggiore motivo di soddisfazione è indubbiamente la soddisfazione dei cittadini. Al di là ovviamente di singole situazioni, di disagio, di problemi, eccetera, c'è da dire che nel complesso grandi temi, ecco, di servizio non ne abbiamo avuti. Non abbiamo avuto nemmeno con l'inizio dell'anno scolastico, abbiamo un piccolo ritardo nell'avvio del servizio di mensa scolastica dovuto a un fatto che, ecco, poteva essere determinante nella difficoltà di garantire i servizi. Non dimentichiamoci che nei 2 mesi e mezzo precedenti alle elezioni la Giunta non ha operato e quindi non c'era nessuna programmazione fatta del periodo estivo né del periodo scolastico e quindi abbiamo avuto un po' di ritardo. L'unico rischio potrebbe essere un calo di tensione dopo le enormi regie profuse per l'estate. C'è questo rischio? Il rischio c'è sempre dietro l'angolo, quello di accontentarsi, tra l'altro è anche peggio del calo di tensione. Però devo dirti che i cittadini ci chiedono sempre di più. Adesso già siamo da 15 giorni impegnati con il Natale, con la programmazione del Natale e quindi insomma bisogna stare dietro ai cittadini ed è impegnativo farlo. Grazie. Subito dopo questa breve introduzione il sindaco esporrà la relazione e poi chi vorrà potrà intervenire, eventualmente fare delle domande, ovviamente certo anche ricevere delle risposte eventualmente anche dagli assessori competenti. Ci troviamo qui questa sera a circa 100 giorni dalle elezioni. Nell'ultima assemblea, a pochissimi giorni dalla nascita della nuova consigliatura, ci siamo lasciati consapevoli che avremmo avuto un arduo compito davanti a noi, perché il programma messo in campo dalla nostra squadra è stato volutamente ambizioso ed importante. E mi piace pensare che sia stato proprio il cospicuo programma a farci vincere le elezioni. Ci siamo lasciati con la volontà di lavorare tutti insieme, consapevoli della necessità dell'aiuto di tutti, vecchi e nuovi amministratori, giovani ed esperti politici, perché solo attraverso la collaborazione di tutti sarà possibile attuare tutto ciò che abbiamo pensato e strutturato per migliorare il nostro Paese e garantire ai nostri concittadini la migliore vita possibile. L'estate appena conclusa è stato un arduo banco di prova da questo punto di vista. Non è stato possibile infatti, soprattutto per i nuovi amministratori, avere il tempo necessario per ambientarsi ed impadronirsi del proprio ruolo, perché tante ed incessanti sono state le situazioni alle quali si è dovuto dare risposte. Ma su questo ci ragguaglierà meglio il sindaco tra poco. Mi preme però sottolineare alcuni dati di fatto, e questi ci mostrano una Roccella al primo posto in tutte le classifiche stilate a fine estate, che valutano i vari paesi del comprensorio e le rispettive offerte culturali, ricreative e ludiche. È sotto gli occhi di tutti e resterà indelebile nella memoria nostra la data del 10 agosto del Jova Beach Party, che ha visto impegnata duramente l'amministrazione e gli uffici comunali per intere settimane. E qui l'augurio è che ogni anno si avrà la possibilità di organizzare eventi del genere, per proiettare stabilmente il nostro paese in una dimensione nazionale ed internazionale. Ma l'estate non è stato solo il concerto di Jovanotti. E grande merito va a tutti gli assessori, tutti i consiglieri e tutti i collaboratori che si sono spesi al massimo affinché ogni iniziativa funzionasse al meglio. Una sola considerazione mi piace fare. Mi auguro che in un futuro prossimo parta da Roccella, in quanto paese unanimemente riconosciuto come il più preparato, un lavoro di collaborazione amministrativa tra i comuni del comprensorio che favorisca un salto di qualità nell'offerta turistica della Locride. Sbaglia però chi pensa che questi giorni siano stati solo gli eventi estivi, che questi 100 giorni siano stati solo gli eventi estivi. Ci si è infatti trovati davanti, causa pensionamenti favoriti dalla cosiddetta quota 100, ad una notevole diminuzione degli impiegati comunali, che ha portato non poche difficoltà nella gestione della macchina amministrativa, senza però mai perdere in efficienza. Grazie all'ottimo lavoro svolto dai restanti impiegati comunali,
e dell'amministrazione che sta seguendo passo passo il riassestamento. È stata anche, e permettetemi di dire soprattutto, l'estate della Ionica Multiservizi, società che ha saputo garantire pulizia quotidiana in tutto il Paese, soprattutto nei giorni festivi, perfetto impiego nell'utilizzo degli operai nel ciclo di raccolta dei rifiuti, senza tralasciare le piccole emergenze che di volta in volta si sono presentate, e soprattutto continuando ad attuare misure di pulizia e manutenzione straordinaria. Si è iniziato in questo periodo, inoltre, a dare vita a tutti quei progetti di welfare comunale inseriti nel programma, che segneranno il nostro percorso amministrativo e ci proietteranno nel 2024, periodo in cui siamo certi la nuova classe dirigente che sta nascendo all'interno di questo gruppo, insieme ai saggi e ai simpatizzanti tutti, saprà dare nuovi stimoli affinché più persone si avvicinino ad un gruppo che anteporrà sempre il bene del Paese ai personalismi. È stata dunque un'estate che ha già lasciato un segno importante nella nostra comunità, perché nonostante ci fossero tutti i motivi per rallentare rispetto alle stagioni precedenti, tutto ciò non è avvenuto, e se c'era chi pensava che gli amministratori rieletti fossero appagati dai risultati ottenuti, si è dovuto ricredere. Così come si è dovuto subito ricredere chi pensava che i nuovi giovani amministratori non sarebbero stati in grado di garantire il loro incessante e fondamentale apporto quotidiano, assumendosi tutte le responsabilità del caso. Saranno sì 5 anni duri e difficili, nei quali dovremo vincere alcune sfide fondamentali, come quella riguardante le politiche sociali, il definitivo sviluppo del porto e del castello. 5 anni nei quali dovremo pensare e strutturare una massiccia opera di riqualificazione urbana, e qui penso ad esempio ad un grande intervento di ammodernamento delle strutture sportive. E soprattutto dovremo far fronte al generale problema del calo demografico e l'innalzamento dell'età media dei residenti. Ma se quello di quest'estate è stato l'inizio, credo che la strada intrapresa sia quella giusta. Ora vorrei fare solo una piccola riflessione, magari esco fuori tema, fuori traccia, come si dice a scuola. In questi giorni qualcuno mi ha chiesto come mai, come movimento, non ci siamo mossi in vista dell'apertura del tesseramento del PD. Credo che sia giusto fare una piccola riflessione. Fermo restando la libertà di ognuno di scegliere se tesserarsi o meno in maniera autonoma, e soprattutto senza mai dimenticare la pluralità di vedute all'interno del nostro movimento, credo che sia stato utile temporeggiare in questo momento in cui non è dato sapere come mai il circolo cittadino di un partito sia stato ereditato dall'attuale coordinatore prima che avvenissero nuovi tesseramenti e successive elezioni per la carica di segretario. Così come non è dato sapere come mai il commissario regionale, che in teoria dovrebbe essere stato nominato per risolvere certe situazioni critiche, non conosca o faccia finta di non conoscere le incongruenze dei circoli cittadini. Allo stesso modo credo che anche noi dobbiamo guardare attentamente alla nascita del partito di Renzi, Italia Viva, perché se è vero che nel nostro piccolo abbiamo sempre anteposto le idee alle ambizioni delle singole persone, è altrettanto vero che siamo stati il movimento che ha sempre abbandonato le correnti interne, cosa che a quanto pare non riesce a fare il PD nazionale e regionale, oltre ad essere stati il movimento che ha sempre appoggiato e sostenuto Renzi alla corsa della segreteria quando tutto l'establishment regionale e nazionale lo osteggiava. Penso quindi che nelle prossime settimane avremo sicuramente modo di discutere con chi lo terrà opportuno più ampiamente di quale linea seguire, anche in vista delle prossime elezioni regionali, e nel frattempo usare questo tempo per cercare di capire come evolve la situazione. Ora passo la parola al sindaco, che ci esporrà brevemente, penso, i 100 giorni di amministrazione. Grazie Donato. Sì, brevemente dico una cosa. Voi sapete che normalmente io uso il computer e uso proiettare, no, delle slide. Non l'ho fatto oggi per un motivo, perché credo che questo appuntamento, che è un appuntamento interno, no, di movimento, debba però avere poi un seguito. Cioè io ritengo che noi da questo Natale dovremmo iniziare a fine anno a fare un rendiconto ai cittadini di quello che abbiamo fatto, no, nell'anno trascorso, e in quell'occasione ovviamente organizzeremo una presentazione più strutturata, perché questo io lo considero un momento interno con una finalità specifica. E i 100 giorni normalmente vengono utilizzati da chi governa per marcare, no, le cose che ha fatto, diciamo, lo scatto di reni rispetto alle amministrazioni precedenti. Ovviamente qui i 100 giorni non hanno in alcun modo questa valenza. I 100 giorni servono invece a noi all'interno per
fare una riflessione su quello che abbiamo fatto, soprattutto evidenziare, no, eventuali carenze che ci sono state e tracciare il percorso dei prossimi mesi e cercare tutti assieme soluzioni invece a problemi che magari abbiamo tralasciato. In questi 100 giorni io ho toccato con mano una cosa che già conoscevo e già avevo compreso, cioè che amministrare una cittadina, una comunità, significa lavorare su due binari. Il primo binario concerne la gestione ordinaria, cioè quella gestione che risolve i problemi quotidiani dei cittadini, i problemi quotidiani dei commercianti, i problemi quotidiani degli imprenditori, cioè tutto ciò che quotidianamente si presenta alle porte del comune e spesso alle porte del sindaco. Il secondo binario invece riguarda la gestione, l'interessarsi di problemi che sono legati al progresso della comunità, e questo secondo binario ha necessariamente, mentre il primo ha un aggancio in strumenti che sono strumenti tecnico-amministrativi, il secondo binario invece ha un aggancio forte in ideali. Una volta era agganciato a ideologie, ormai da un po' di tempo invece è ancorato a una visione ideale. Una visione ideale che nel caso di Roccella è forte e costante ormai da più di 20 anni, ed è quella del movimento Roccella prima di tutto. Parto dalla considerazione che faceva Donato, la macchina amministrativa, perché c'è il famoso proverbio che senza ferri non si fanno calzetti, ed è quanto mai vero nell'amministrazione del comune, cioè senza strumenti adeguati nessun risultato è raggiungibile. Il primo strumento adeguato è la macchina amministrativa comunale. Noi abbiamo dovuto gestire in questi pochi mesi 4 pensionamenti ed è di più di quanto sia avvenuto negli ultimi 3 anni, cioè la messa in coscienza di 4 dipendenti comunali in 3 mesi, diciamo, supera il dato che abbiamo registrato negli ultimi 3 anni in termini di coscienza, ed è avvenuto tutto in un breve lasso di tempo e soprattutto in posti importanti dell'amministrazione comunale, quale in particolare il posto di responsabile dell'area economico-finanziaria. Ci siamo messi subito al lavoro e abbiamo bandito i 2 concorsi per la copertura del posto di responsabile dell'area economico-amministrativa del Comune e per la copertura del posto di responsabile del comando vigili urbani, che come sapete è occupato per a tempo determinato oggi dall'avvocato Fragomelli. Si tratta di 2 concorsi che, assieme al concorso che abbiamo chiuso l'anno scorso, sono i concorsi che sono stati svolti dopo 10 anni, cioè era da 10 anni che il nostro comune non metteva a bando, non metteva a concorso un posto, e quindi siamo in una fase importante di turnover che credo sarà generazionale, perché è evidente che a concorso ci partecipa gente, diciamo, molto più giovane di quelli che sono andati via. Questo avrebbe potuto minare veramente dalle basi il funzionamento del comune. Questo non è avvenuto. Non è avvenuto perché tutti gli assessori, tutti i consiglieri comunali e tutti gli altri che ci hanno dato una mano, perché quello che abbiamo detto in campagna elettorale, saremo 12 consiglieri comunali, sostanzialmente si verifica, perché noi ogni settimana ci incontriamo al comune, ogni settimana ci incontriamo con sostanzialmente tutti coloro i quali ci hanno dato una mano, no, dal punto di vista politico durante la campagna elettorale. È stato dovuto al fatto che invece i dipendenti comunali rimasti hanno raddoppiato il proprio sforzo, non prendendo ferie, non ipotizzando nemmeno adesso di prendere le ferie, cioè facendo uno sforzo abnorme. Quando dico tutti, dico i dipendenti, dico gli LSU, LPU, tutti quelli che lavorano a servizio dei cittadini.
Cosa abbiamo di fronte come problemi sul dato macchina amministrativa comunale? Abbiamo a breve la questione stabilizzazione degli LSULPU, che è un tema importante e che è un tema che inizierà una stagione di impegno da parte dell'amministrazione comunale di Roccella che supera il dato comunale. Noi l'abbiamo già fatto ieri. Ieri abbiamo approvato una risoluzione in Consiglio Comunale per chiedere l'approvazione di un emendamento alla legge finanziaria dello Stato che inserisca il Festival Jazz di Roccella tra i festival di maggiore pregio internazionale che sono sostenuti dalla legge, da una legge dello Stato. E lo abbiamo fatto sapendo che non è competenza del Consiglio Comunale ovviamente fare questo, no? L'abbiamo fatto sotto forma di risoluzione per accendere un faro, no, su un tema che è un tema politico. La stessa cosa faremo con gli LSU e LPU. A breve io porterò all'attenzione della maggioranza un documento che ho intitolato per una soluzione politica della vicenda LSULPU, perché è una soluzione che deve richiedere necessariamente un approccio di volontà politica alla soluzione, altrimenti arriveremo per l'ennesima volta il 31 di dicembre con l'ennesima proroga di un anno alla ricerca di alchimie tecniche per consentire di superare la legge. Non esistono alchimie tecniche, deve esistere una volontà politica a strutturare una norma specifica che metta fine a questa storia che è veramente una storia che solo, credo, in Italia e in Calabria in particolar modo poteva avere questi esiti. Saremo impegnati con l'informatizzazione del nostro comune, abbiamo un progetto di informatizzazione che presenteremo anche qui pubblicamente, perché siamo convinti che una corretta informatizzazione è sintomo di assoluta trasparenza nella gestione della macchina amministrativa e di efficienza dei servizi. E poi c'è il progetto dei nuovi uffici comunali, questo ve lo voglio anticipare. Noi abbiamo avuto un finanziamento per ristrutturare la palestra delle scuole elementari. Con questo finanziamento e questi lavori realizzeremo un secondo piano sopra la palestra che sarà raccordato diciamo come struttura con gli attuali uffici della ragioneria e quindi lì verranno delle altre stanze e dal conteggio delle stanze c'è la possibilità che tutto il municipio, quindi tutti gli uffici attualmente nella sede centrale più anche la stanza del sindaco si trasferiscano in questi nuovi uffici ed è una cosa molto ma molto importante perché finalmente avremo tutti gli uffici comunali raggruppati in un'unica struttura, perdiamo noi un sacco di tempo normalmente a fare su e giù con le carte oppure a chiamare le persone per salire per una semplice informazione e poi riscendere eccetera. Ovviamente lasceremo lì nella sede centrale tutte le stanze di rappresentanza, compresa una stanza di rappresentanza del sindaco. Cioè l'idea è di fare in modo, non ci può essere una divisione netta tra la stanza del sindaco e la stanza dei funzionari comunali, perché questo comporterebbe ovviamente, lo capite, no? Un'assenza totale del sindaco nella stanza perché sarebbe continuamente a contatto con gli uffici, oppure un'assenza dei funzionari dalla loro sede. Quindi si sta ragionando su questo tipo di soluzione. Abbiamo in questi 100 giorni, lo diceva anche Donato, gestito al meglio i servizi sul territorio e l'abbiamo gestito al meglio perché nella passata legislatura Peppe Giorsomà ha fortemente voluto assieme a noi l'affidamento dei servizi comunali alla Ionica Multiservizi, ma questo non perché non avessimo fiducia, così si chiarisce questo aspetto, non avessimo fiducia dei nostri dipendenti comunali che per anni hanno garantito ottimi livelli di erogazione del servizio, ma perché noi sostanzialmente avevamo solo ed esclusivamente livelli alti, cioè categorie C che si occupavano della manutenzione del territorio e solo 4 operai comunali. È evidente che in queste condizioni il servizio peccava, no? Di inefficienza, ma perché nessun coordinatore di un servizio del genere avrebbe mai potuto garantire efficienza nel servizio. Abbiamo trasferito i servizi di decoro urbano e di igiene alla Ionica Multiservizi e come diceva Donato, credo, no? I risultati ci hanno dato ragione.
Ci hanno dato ragione perché siamo riusciti, tra l'altro, a fare alcune cose che i cittadini non sanno e non hanno, ovviamente, di cui non hanno contezza. Abbiamo utilizzato al massimo le possibilità che ci dà la normativa per l'utilizzo dei soggetti percettori di reddito di inclusione. Sono state decine le persone coinvolte dalla Ionica Multiservizi, al di là degli assunti a tempo determinato, in servizio sul territorio. E su questo io devo dire una cosa, guardate, quando si opera così si capisce veramente quanto è necessaria garantire un lavoro e quanto è bello diciamo, avere la dignità di un lavoro, perché tutti questi percettori di REI, nessuno di questi percettori di REI, voglio dire al contrario, nessuno di questi percettori di REI ha inteso la propria occupazione come momento per passare qualche ora assieme e non fare nulla. Tutti hanno inteso invece questa opportunità come un'opportunità per rendersi utili alla collettività e si sono resi utili, voi li vedete in giro, si sono resi utili costantemente facendo lavori di manutenzione, facendo lavori di pulizia delle strade, facendo anche lavori diversi di accoglienza al castello, ed è stata un'esperienza veramente molto ma molto bella che ripeteremo. È stata un'esperienza che però è stato facile diciamo attivare con una società, sarebbe stato molto più difficile attivare da parte del comune. Abbiamo definito, qui Donato è un utente direttamente interessato, un servizio specifico per i ristoranti e per i bar, molto ma molto ma molto apprezzato devo dire da parte degli utenti. Abbiamo distinto le utenze e ai bar e ai ristoranti abbiamo raddoppiato i giorni diciamo di ritiro della raccolta differenziata. È stato ridotto drasticamente, c'è stata qualche giornata di disagio, il disagio dovuto alla presenza di umido nell'isola ecologica, la puzza dell'isola ecologica, ci sono stati giorni di criticità ma assolutamente ridotti rispetto agli anni precedenti. Ci sono stati i nuovi cestini, le nuove isole ecologiche a mare e qualche giorno fa abbiamo affidato i lavori per la realizzazione della nuova isola ecologica al depuratore comunale e dell'ammodernamento della nostra isola ecologica. È stato chiuso l'appalto, è stato affidato l'appalto, a breve inizieranno i lavori. E i problemi in questo settore riguardano ovviamente l'ammodernamento dei mezzi di raccolta e il continuo miglioramento della qualità dei rifiuti raccolti. La Ionica Multiservizio ha operato nel settore dell'acqua e della depurazione. Fatemi ricordare qui una cosa emblematica. Tempo fa la Sorica l'ha comunicato con una nota ufficiale che nei comuni di Roccella, Stignano e Caulonia sarebbe mancata l'acqua per un'intera giornata. La Ionica Multiservizi ha comunicato a sua volta che a Roccella invece l'acqua sarebbe stata garantita, dicendo ai cittadini non vi fate prendere dal panico perché comunque non riusciamo a garantire l'acqua. Il risultato è stato alla fine che a Roccella l'acqua c'è stata, negli altri comuni l'acqua non c'è stata. Ora, può sembrare facile, no? Un risultato del genere. Un risultato del genere parte da lontano e parte da quelle giornate di criticità che abbiamo avuto l'anno scorso quando c'era la perdita, no? Che non si riusciva a trovare, eccetera. Perché risolta la criticità, la Ionica Multiservizi, Vincenzo Caruccio, Peppe Tedesco e tutti gli operai si sono messi al lavoro per ammodernare i sistemi di controllo del consumo dell'acqua. C'è un sistema di controllo del consumo dell'acqua della Ionica Multiservizi che credo in Calabria pochissimi comuni hanno, un sistema che controlla costantemente realmente i livelli dell'acqua, che ormai ci dice quanta acqua entra e quanta acqua esce puntualmente. Questo ha consentito di dire guardate che a Roccella l'acqua ci sarà anche se la Sorical ci dice, ha fatto quel comunicato. Abbiamo realizzato anche, la Ionica ha realizzato lavori di straordinaria manutenzione di reti, di piccoli tratti di rete che però hanno comportato un forte risparmio idrico. Vi ricordate a Zirgone quel lavoro che è stato fatto? Ed è stata appaltata recentemente invece l'intervento per la realizzazione della linea fognaria fino al Parco dei Principi,
e per la soluzione finalmente della annosa questione del collettamento del quartiere Carcinara alla rete fognaria comunale. I lavori partiranno a breve, questo è un lavoro che è stato appaltato. Si lavora costantemente sull'ammodernamento del depuratore comunale, abbiamo una criticità legata alla condotta sottomarina che, come sapete, è venuta a galla perché si è rotto, diciamo, il sistema di ancoraggio. È un intervento importante per il quale abbiamo chiesto l'aiuto della Regione Calabria. Devo dire che su questo abbiamo qualche difficoltà, ora stiamo cercando con i fondi della Protezione Civile per vedere se riusciamo a intervenire, perché sono di quelle cose che si toccano con mano solo amministrando, no? Cioè, ormai gli interventi vengono finanziati solo dalla Protezione Civile, cioè solo dopo che succede il disastro. Per esempio, non ci sono fondi per pulire i torrenti e la Protezione Civile dice no, vabbè, ma noi possiamo intervenire dando i soldi, perché li danno solo dopo l'alluvione, cioè dopo che c'è il danno. E la stessa cosa avviene per la condotta sottomarina. Per la manutenzione del verde degli immobili credo sia sotto gli occhi di tutti il salto di qualità che è stato fatto, che è rappresentato dalla nuova via marina. La nuova via marina, appena l'abbiamo inaugurata, vi ricordate le vasche che erano marroni, no? Con la terra eccetera, e noi vedevamo nei disegni di progetto tutto il verde. Qualcuno ha pensato vabbè, sta cosa è disegnata però non ci sarà mai. Andando oggi in via Marina si vede come invece quel disegno è stato completamente realizzato ed è costantemente garantito dalla Ionica Multiservizi. Gli interventi straordinari nelle periferie, che è un tallone d'Achille storico del servizio di igiene e che quest'anno invece ha avuto un importante, diciamo, miglioramento qualitativo, sono stati fatti gli interventi, non ultimo quello di qualche giorno fa per eliminare quell'obbrobrio che c'era nella zona industriale. La pulizia del parco Collina del Castello, altra cosa sulla quale negli anni scorsi abbiamo avuto qualche difficoltà e che è stata risolta. Le scuole che sono state subito pronte ad ospitare i nostri ragazzi, anche qui vedete, giustamente dico io, noi siamo abituati a livelli di servizio che fanno considerare questo normale, perché è normale. Però vi invito anche a leggere, diciamo, i giornali di inizio anno, dove c'erano in più di un paese attività di volontariato da parte dei genitori a pulire i giardini delle scuole, a pulire pezzi, cortili scolastici. Noi dobbiamo fare anche un'altra considerazione. Tutto quello che abbiamo fatto l'abbiamo fatto senza alcuna programmazione. In che senso? Abbiamo attribuito il verde pubblico alla Ionica Multiservizi con un contratto di maggio. Voi capite che il contratto di maggio significa che le potature, tutta l'attività ordinariamente programmabile non era stata fatta e quindi si è intervenuto senza programmazione. Io credo che quest'anno, anno nel quale si invece avvierà per tempo, ci sarà un ulteriore straordinario miglioramento nella gestione del verde pubblico. Per quanto riguarda la vigilanza e il controllo, è un settore che è sempre sotto la lente di ingrandimento. C'è oggettivamente un sottodimensionamento dei vigili urbani, perché noi abbiamo solo 4 vigili urbani, soprattutto in estate sono pochissimi. E abbiamo già stabilito con il comandante Fragomelli di lavorare per l'assunzione di vigili stagionali, che un tempo facemmo, no? Per il periodo estivo e per il periodo natalizio, perché quel numero di vigili è assolutamente sottodimensionato. C'è un altro tema anche molto importante. Roccella ormai ogni giorno ospita, soprattutto in estate, un evento a grande impatto di pubblico. Noi chiederemo agli organizzatori degli eventi di farsi carico anche dell'ordine, dell'assistenza, diciamo, a chi partecipa a questi eventi, no? Tramite volontariato di protezione civile, tramite associazioni di protezione civile, metteremo in contatto con la protezione civile, ma i vigili urbani non possono garantire
essendo tra l'altro sottodimensionati e dovendo garantire, diciamo, la gestione del traffico ordinario, non possono essere continuamente impegnati in questo tipo di attività. Diceva Donato di Jovanotti, fatemi dire due parole molto veloci perché si è detto di tutto su Jovanotti. Io non parlo di Jovanotti, io parlo del periodo che va dal 7 agosto al 16 agosto, o meglio dal 10 di agosto, ecco, dalla sera del 10 di agosto fino al 15 di agosto, sono 5 giorni. In 5 giorni a Roccella ci sono state almeno 50.000 presenze dovute a Jovanotti e alla Notte Bianca. Il giorno 15 mattina a Roccella non c'era una carta a terra. Questo è stato uno sforzo straordinario della Ionica Multiservizi, dei dipendenti della Ionica Multiservizi, che veramente è stato apprezzato e ci ha proiettato come diciamo, esempio di efficienza, perché gestire quella massa di persone in due serate, senza che questo abbia né causato, come spesso avviene, no, danni alle cose, ma soprattutto senza aver avuto alcun impatto immediato in termini di mancata pulizia o di presenza di spazzatura sulle strade, è stato un risultato di efficienza straordinaria. L'altra cosa che voglio dire di Jovanotti, avantiera ha ricevuto una mail Vincenzo Caruccio da parte della cooperativa che si occupava della raccolta differenziata, che i cui responsabili hanno avuto modo più volte di farci complimenti durante il concerto di Jovanotti. Fatemi dire anche un'altra cosa: il responsabile tecnico del tour di Jovanotti, la sera che è arrivato, la sera di giorno, lui era venuto prima per vedere la zona, quando è arrivato giorno 8 sera, siamo stati a cena assieme, prima di cenare ha detto: no, prima di ogni cosa mi dovete dire come avete fatto. E gli ho chiesto: ma come avete fatto a fare cose? Dice: no, come avete fatto a fare la spiaggia in quel modo, no? Cioè, perfetta. Non ha mai trovato la spiaggia così perfetta in tutti i tour, lui l'ha seguito tutte quante le tappe. E ha avuto modo di dire che questa di Roccella è stata la tappa nella quale abbiamo fatto trovare, ecco, la situazione migliore per gli allestimenti. La cooperativa, vi dicevo, ci ha scritto perché ci invierà come regalo, Vince, credo di ricordare tutti, comunque una panchina realizzata ovviamente figurativamente con la plastica che è stata raccolta nel concerto, durante il concerto, 150 borracce per i bambini delle scuole elementari, 20 magliette, 20 e 4 magliette per gli allenatori, cioè 20 magliette per i bambini e 4 magliette per gli allenatori da dare a una squadra di calcio, un certo numero di astucci portamatite fatte con materiale riciclato, cioè una serie di cose che ci vengono inviate, no, come risultato della raccolta differenziata fatta in occasione del concerto. Noi stiamo organizzando una giornata evento nella quale distribuiremo questo materiale. I lavori pubblici, e mi avvio a concludere, lavori pubblici c'è sempre, lo sappiamo, no? C'è sempre stato il dubbio che non avremmo continuato, diciamo, la cavalcata di capacità di intercettazione dei finanziamenti dei lavori pubblici che abbiamo avuto in questi anni. Allora, io vorrei ricordare che abbiamo subito realizzato gli interventi dei 70.000 euro che il governo aveva dato ai piccoli comuni, abbiamo installato i lampioni fotovoltaici in contrada Mancino, questione anche questa annosa, abbiamo fatto degli interventi di piccole ma sostanziali riparazioni del manto stradale sia lì sia al Bosco Catalano in altre zone. Abbiamo appaltato qualche giorno fa 200.000 euro di lavori sempre di manutenzione delle strade per Bosco Catalano, Lardea e Serra Geraso, 300.000 euro della frana del Mancino che abbiamo avuto e sono in appalto, si chiuderà l'appalto nei prossimi giorni e procederemo ad affidare i lavori. Sono iniziati qualche giorno fa i lavori per la sostituzione di tutte le plafoniere sul lungomare,
e l'efficientamento energetico del lungomare. Saranno messe tutte lampade a LED comandate a distanza, per cui si può abbassare l'intensità della luce, una serie di cose, si possono spegnere i singoli lampioni, così si finisce quella tragedia che ogni volta di andare col catoscala a spegnere i lampioni, eccetera. Sono in corso di esecuzione i 900.000 euro di lavori al porto, la zona peschereccia del porto. Hanno avuto un rallentamento per un problema tecnico, ma sono ripresi da qualche giorno. Il progetto importante di 5 milioni di euro per il porto è in fase di approvazione della progettazione definitiva. Su questo vi voglio dire anche un'altra cosa. Siamo stati invitati il 21 di ottobre ad una iniziativa che organizza la Regione Calabria. Mi ha chiamato il vicepresidente della Giunta regionale, il professore Russo, dicendomi, per un attimo ha detto no, perché voi siete l'unico comune che siete in regola con la tempistica. Poi si è subito corretto, dice no, in regola no. E gli ho detto vabbè, in regola ci saremmo dimessi tutti se fossimo stati, no, completamente in regola. Però siamo il comune diciamo che è più avanti di tutti tra i comuni beneficiari come livello di progettazione delle opere. E quindi ci ha invitato a questo evento che si farà in regione, un evento di livello nazionale nel quale relazioneremo sul nostro progetto. Ci hanno scritto per convocarci per la firma della convenzione di 2 milioni di euro per la ristrutturazione, sapete, dell'ala sud-ovest del castello e la realizzazione del convento, museo multimediale. Era un finanziamento che avevamo ottenuto, ci hanno convocato per firmare la convenzione e procederemo poi agli appalti. C'è una storia in corso con l'altro finanziamento per un progetto che si chiama Borgo Carafa Wedding Destination ed è finalizzato a recuperare tutta la collina del castello, come sapete, e il piazzale del castello e la chiesa di San Giuseppe. Ora, siccome non c'è alcuna ufficialità, no? Però diciamo, ecco, Radio Fante sostiene che dovremmo essere i secondi in graduatoria finanziati. C'è però in corso una questione, cioè se dare i finanziamenti per come sono stati richiesti, e quindi noi abbiamo richiesto un finanziamento di 1.240.000 euro, oppure dividere le somme disponibili tra tutti i comuni e quindi dare 400.000 euro ad ogni comune. Vediamo come finirà questa storia. Noi nel frattempo abbiamo inserito il borgo, questo borgo, la ristrutturazione del piccolo teatro umano con la realizzazione delle case per delle residenze per artisti e il completamento definitivo del castello, l'abbiamo inserito in una scheda che abbiamo inviato ad Invitalia per i contratti istituzionali di sviluppo. Quindi abbiamo fatto un'unica richiesta di finanziamento di 8 milioni di euro per arrivare a completare definitivamente tutto il castello. Le ferrovie dello Stato ci ha comunicato, come abbiamo anche già detto, la realizzazione del cavalcavia per bypassare il passaggio a livello al porto. Rimangono in piedi una serie di questioni, ne voglio trattare una sola, quella del nuovo cimitero comunale. Che è un progetto che è assolutamente complicato da un punto di vista amministrativo. Da un punto di vista tecnico l'abbiamo chiuso, da un punto di vista amministrativo è complicato, perché è una cosa nuova, l'abbiamo più volte spiegata e non torno sul tema. Ma io conto, noi contiamo insomma subito dopo Natale di sbloccare le procedure amministrative e finalmente di poter appaltare i lavori di realizzazione. Del turismo ha parlato già Donato nella sua introduzione. Ovviamente non diciamo noi cos'è Roccella oggi da un punto di vista turistico, lo dicono sostanzialmente i fatti. Voglio solo rimarcare lo straordinario successo che ha avuto il castello come location per i matrimoni civili. Abbiamo avuto un numero alto di matrimoni e contiamo l'anno prossimo di aumentarlo, di raddoppiarlo questo numero. Quindi Roccella si sta candidando realmente ad essere
un polo per diciamo, l'industria turistica dei matrimoni. Abbiamo nominato il nuovo amministratore della Porto delle Grazie. Noi a breve presenteremo nei prossimi mesi il piano industriale triennale della Porto delle Grazie e il piano industriale triennale della Ionica Multiservizi, che sono i due fiori all'occhiello, diciamo, della nostra organizzazione comunale. Ci sono state altre questioni che abbiamo dovuto trattare. Mi viene in mente la questione relativa alla squadra di calcio, che è uno stereotipo di come si ragiona a Roccella. Cioè, quando c'è un problema, il problema lo si affronta con competenza, lo si affronta con entusiasmo, lo si affronta cosciente del fatto che i problemi vanno affrontati facendo passi, diciamo, quotidiani, ma non scoraggiandosi rispetto alla meta finale. E di questo devo ringraziare tutti quelli che stanno seguendo questa vicenda, e in particolar modo Vincenzo Bombardieri, che sta dando un aiuto straordinario su questa questione. Sono ripresi gli sbarchi al porto, abbiamo dovuto gestire 4 sbarchi dopo molto tempo, e credo che dovremmo attrezzarci sempre di più e sempre meglio a gestire queste situazioni, perché probabilmente ne avremmo da gestire. In questo senso devo comunicarvi che Roccella è stata individuata come sede del COM, del Centro Operativo Multicomunale, e quindi la Protezione Civile ha individuato Roccella come centro di riferimento per 10 comuni della zona. Questo ci dà la possibilità, e lo faremo nei prossimi giorni assieme a Fabrizio, di chiedere alla Regione anche un intervento finanziario per ristrutturare l'ex ospedaletto. Riprendiamo questa vicenda forti del fatto che può essere interesse della Regione Calabria il fatto che lì ci sia un centro di coordinamento reale, fisico reale, degli interventi della Protezione Civile sul territorio. Vogliamo, e chiudo veramente, riprendere i rapporti con gli emigrati. Noi consentitemi di comunicarvi che lunedì, martedì e mercoledì sarà presente qui a Roccella una delegazione del Consiglio Comunale di Liverpool, una cittadina vicino Sydney, un rapporto che aveva stretto Peppe Cerzomà con il sindaco, che poi non è stata diretto, non si è presentato, adesso è di nuovo sindaco. E questo ci consente di lavorare e di riprendere veramente il tema dei rapporti con i roccellesi che sono all'estero. E abbiamo iniziato subito a lavorare per il Natale, c'è un gruppo di lavoro che sta lavorando, credo che avremmo una buona organizzazione per il periodo natalizio. Subito dopo saremo impegnati, pancia a terra, a dare attuazione a quello che avevamo detto nel programma elettorale per ciò che attiene gli interventi di educazione e quindi la costituzione del tavolo della comunità educante, anche se stiamo iniziando a lavorare. Domenico Cartolano, assieme alla dottoressa Luciani e a Fausto Certomà, sta strutturando un progetto che a breve presenteremo, molto ma molto interessante, di educazione agli stili di vita sani per i bambini, che è una cosa importante. È quello degli stili di vita insani per i bambini, è veramente un dramma che abbiamo in corso. E per il tavolo, dicevo, della comunità curante, invece, sul quale inizieremo a lavorare assieme a Chiara, assieme ad Alessandra, subito dopo Natale. Perché dico subito dopo Natale? Perché contiamo concludere la programmazione di bilancio entro il 31 dicembre. E quindi in questa programmazione di bilancio definire le risorse necessarie per attuare questi altri impegni di carattere programmatico. In conclusione, vedete, è uscita di recente l'altro giorno la nuova canzone di Brunori, che sempre di più si, diciamo, qualifica come veramente fenomeno del cantautorato italiano. E il ritornello, che Donato ormai conosce a memoria, dice: ma vedrai che andrà bene, andrà tutto bene,
Tu devi solo metterti a camminare, raggiungere la cima di montagne nuove e vedrai che andrà bene, andrà tutto bene. E credo che questo sia l'auspicio migliore per i prossimi mesi e per i prossimi giorni. Grazie.